Dobbiamo occuparci necessariamente, ma perché ci fa particolarmente piacere, della prima giornata in Champions League con due italiane impegnate, ma insomma non possiamo farlo senza il super esperto di RTL 102.5, Paolo Pacchioni. Buongiorno Paolo, bentornato. Ciao Giusy, grazie, buongiorno a tutti. Eccoci Paolo, ben ritrovati. Allora, ieri prima vittoria stagionale per la Juventus e su tutte le prime dei quotidiani sportivi, dopo un inizio in Serie A con un solo punto in tre partite, ieri per un grande exploit. Sì, ci voleva per ridare un pochino fiato a Massimiliano Allegri. Certo, poi bisogna fare anche la tara con il valore degli avversari. Il Malmo si è rivelato veramente modesto e quindi, insomma, bene così, era giusto ripartire, però adesso attendiamo anche prove un pochino più attendibili. Sicuramente le risposte ieri sono state positive. La Juventus ci ha messo una ventina di minuti per prendere in mano la partita. Poi però, una volta in vantaggio con il gol di Alexandro, è andata proprio sul velluto, segno che evidentemente la squadra aveva anche bisogno di sbloccarsi dal punto di vista psicologico. Una volta in vantaggio, a quel punto non c'è stata più partita. E poi Paolo, il buon pari, possiamo chiamarlo così, 2-2 dell'Atalanta col Villarreal, che dire di questa partita? Sofferta. È stata una partita bella, intensa, sofferta, con una buona Atalanta che comunque si è dimostrata superiore rispetto alla versione che abbiamo visto in campionato, quindi evidentemente l'area di Champions ha fatto bene alla squadra di Gasperini. Poi, detto questo, il Villarreal comunque è una buona squadra, tecnicamente valida, ha appena vinto l'Europa League, insomma, e si è visto che è una squadra di statura internazionale. È stata una partita con più volti, perché l'Atalanta è partita molto bene, ha segnato subito e avrebbe anche meritato il raddoppio nella prima mezz'ora. Poi è ritornato in partita il Villarreal, che ha pareggiato e all'inizio del secondo tempo addirittura è andato in vantaggio. È arrivata poi la rimonta finale dell'Atalanta, che ha un po' di rammarico perché questa è una partita che si poteva vincere, ma deve anche ringraziare il portiere Musso, che nel finale ha fatto una grande parata, e quindi era anche una partita che con un po' di sfortuna si poteva perdere. Quindi tutto sommato è un buon pareggio. Bisogna segnalare che nello stesso girone c'è stata la sorpresa dello Young Boys, che ha battuto 2-1 in rimonta il Manchester United. Non è servito il primo gol con il Red Devils di Cristiano Ronaldo in Champions, perché poi gli svizzeri hanno rimontato e hanno vinto con un gol al 95esimo. Quindi sarà un girone molto molto combattuto, importante aver fatto un punto, tre sarebbero stati meglio, ma insomma va bene così. Si parte in questo modo. Questa sera ci sono altre due italiane, Inter e Milan con Real Madrid e Liverpool. Allora, cosa ci aspettiamo? Sfide di grande fascino, di grande difficoltà al tempo stesso, perché comunque insomma il Real Madrid peraltro vede di nuovo in panchina Carlo Ancelotti, che ha un buon rapporto fra i Blancos e la Champions League. Naturalmente l'Inter in campionato domenica non è andata benissimo, c'è stato il pareggio di Genova contro la Sampdoria. Ieri Inzaghi non ha lesinato quanto a retorica, ha detto giocheremo col coltello tra i denti per scrivere una pagina di storia. Ecco, poi vedremo se in campo l'Inter riuscirà a domare questo Real Madrid, che mi sembra molto temibile in attacco però abbastanza vulnerabile in difesa. Lì bisognerà agire. E poi c'è il Milan, che gioca ad Anfield contro il Liverpool. Peraltro è la riedizione di una doppia finale di Champions League del 2005 e del 2007. Il Milan arriva a Liverpool con due sentimenti: esaltato perché comunque sta molto bene in campionato, è in testa meritatamente a punteggio pieno, un po' dispiaciuto e preoccupato perché ancora una volta Zlatan Ibrahimovic ha avuto un problema fisico, non è partito per Liverpool, non ci sarà stasera, sarebbe servita la sua esperienza, la sua fisicità, la sua classe questa sera nella tana del Liverpool. Però insomma Pioli spera di aver costruito una squadra che abbia una cifra di gioco tale da sopperire anche a un'assenza importante. Paolo, la ripartenza dello sport passa necessariamente anche attraverso il colore, le persone, no, fare il tifo allo stadio, e stasera a San Siro c'è il tutto esaurito. 37.500 spettatori per Inter Real Madrid. Vi dico che è una gioia tornare a seguire le partite con un po' di sottofondo, con la passione del pubblico che spinge, perché è vero che poi lo spettacolo è quello che c'è in campo, però anche il contorno ha il suo, insomma, dà il suo contributo, e credo che anche per i giocatori sia diverso esprimersi in un contesto silenzioso piuttosto che in uno stadio dove hai magari migliaia di persone che ti spingono o magari anche che ti fischiano. Però insomma è bello sentire la gente vicina. Beh, insomma, abbiamo citato Milan e Inter rispetto, no, alle partite
partite di questa sera, ma manca una squadra che scende in campo, che è quella di Noi Dire Gol. Quella di Noi Dire Gol. Noi saremo sempre lì pronti a seguire tutte le partite con Andrea Salvati, con me, con tutti i ragazzi della famiglia, insomma, per fare un po' di mix, cronache di partite, ma anche show, divertimento, spettacolo, battute, momenti ironici, insomma, vale la pena di seguirci. Appuntamento a partire dalle 21. Grazie Paolo Pacchioni, ci sentiamo e ci vediamo questa sera. Buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao, buona Champions.